tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Da quanto tempo non facevo questa tipologia di video? Non vedevo l'ora di rifarla, veramente stava cominciando a mancarmi anche, quindi sono qua con un nuovissimo video che parlerà 15 prodotti per il make-up che devi assolutamente avere, ovviamente per mia esperienza personale, quindi se questi prodotti li conoscete e non vi piacciono, non c'è problema. Vi chiedo gentilmente di lasciare like se il video vi piace, se vi piace la tipologia di format, e di iscrivervi qua o qua e attivare la campanellina per non perdervi nessun video. Io direi che possiamo iniziare. Allora, per ogni prodotto vi lascerò la foto qua da qualche parte e vi dirò anche il prezzo. Mi sono scritta tutto qua come sempre, quindi iniziamo col primo. Il primo è questo qua, il set per sopracciglia della Lash Glam. Il colore è 101 Dark Brown. Ve lo faccio vedere aperto, ma si vedrà già in foto. Questo sicuramente l'avete. Ci sono io. L'avrete già visto da qualche parte, sì, è un po' usaticcio, ma mi trovo veramente bene. Io uso il colore qua, il primo a destra. Questo ve lo consiglio tantissimo perché va a riempire tutti i buchetti che mancano. Potete andare a, ovviamente pettinatevele prima per vedere dove mancano i buchetti e quindi questo vale tanto. Il prezzo costa 4, ma io l'avevo preso scontato, ok, e l'ho pagato 3,15 euro. Il secondo prodotto l'ho ricevuto nel calendario dell'avvento di NYX l'anno scorso. Che sarebbe questo, Burn to Glow, che sarebbe l'illuminante. Ve lo faccio vedere qua se magari non avete visto. Allora, il colore è Sun Beam. Ok, Pale Pink, Pearl, Pearl. Perdonate il mio inglese, sarebbe rosa perlato. Ecco, eccolo qua. Vedete? È molto molto cremoso e compatto e non ha un colore che dà molto fastidio. Non è un colore troppo pesante, troppo acceso. Qua ovviamente con le luci, non avendo messo il ring light, non è che si vede molto, però ho la mano, vedete? Ho la mano sicuramente più luminosa. Questa è una mini size. Sono andata a controllare il prezzo e avendolo avuto nel calendario dell'avvento, praticamente non so il prezzo effettivo, sono andata a vedere e vi lascio qua a destra la foto che ho visto sul sito della NYX dove dovrebbe costare così, ecco, quello la più grande, perché ripeto, questa è una mini size. Poi, che cosa abbiamo? Fondotinta di Brochet. Questo è un fondotinta pelle perfetta 14 ore. Il colore è il 200 Rosé. Ve lo faccio vedere. Purtroppo lo devo aprire perché mi si è rotta la pompetta. Però, ok. Così. È molto liquido come fondotinta, però è coprente. Quindi. Vedete com'è bello? È coprente il giusto, non fa effetto maschera. Nella profumazione mi piace molto perché non è troppo nauseante, ecco. È 30 ml, è zero imperfezioni perché copre bene i brufoli. Ovviamente dovete prima coprirli con l'ombretto verde che è adatto per i rossori. Costa 19,95, ma se voi fate la tessera da Yves Rocher avrete anche la cartolina che chi vi arriverà a casa, potrete averlo con lo sconto del 40, del 50 o forse anche del 60. Parliamo ancora di fondotinta e quale io vi consiglio? Questo qua di Bottega Verde, che è molto scuro, adesso vi spiego. In pratica questo è il color 4 caramello che vado a far vedere qua, è molto scuro, si vede,
Dal vivo è ancora più scuro, credetemi. Ok. Molto molto scuro. Io praticamente questo lo uso in estate, quando mi abbronzo, lo mischio insieme a quello di Brochet e fa il colore perfetto, adatto alla mia pelle. Questo è 30 ml, vi ho detto il colore. All'interno ha estratto di orchidea e vitamina E. Ed è un fondotinta no transfer, quindi per la mascherina è perfetto. Costa 21,99 euro, ma se andate sul sito di Bottega Verde e lo volete acquistare, c'è lo sconto del 77%, quindi vi costerà 4,99 euro. Se volete avere tutti i link di questi siti, basta che me lo scrivete e io ve li lascio. Adesso vi faccio vedere una cosa un po' particolare, diciamo. Questo è un rossetto della Maybelline, il colore è 060 Citrus, ok? Che sarebbe questo, ma in realtà non è proprio uguale a come si vede, è tipo arancione trasparente, è quella tipologia di rossetto che si adatta al pH della pelle, delle labbra. Non avrete le labbra arancioni, ma si adatterà appunto al vostro colore. Sono andata a leggere sul sito della Maybelline e non c'era, ma sul sito di Look Fantastic costa 8,45 euro. Lascia le labbra belle morbide, setose. Ve lo consiglio perché mi piace molto. Se volete altri colori o magari sapori, mi basterà andare nella pagina di Look Fantastic e andare a vedere quali altre ci sono, perché ci sono anche di altre tipologie. Adesso parliamo di mascara. E quello che vi faccio vedere oggi sono due. Questo è il primo di Bottega Verde, Light Definition Mascara Allungante. Questo ve lo consiglio solo se volete allungare le ciglia, non le volumizza, ok? Questo le allunga. Allora, 8 ml, all'interno c'è l'estratto di orchidea e costa 14,99 euro, ma se andate sul sito c'è lo sconto e vi costerà 7,99 euro. Vi faccio vedere anche lo scovolino com'è, è uno scovolino molto dritto, a me è praticamente finito, lo devo buttare. Il profumo è abbastanza forte, devo dire, però a me non dà fastidio più di tanto, dipende. Questo mascara secondo me sta spopolando un po' ovunque, non solo questa tipologia, questo qua rosso, ma anche di altre tipologie. È il mascara Pupa Vamp Sexy Lashes. Questo è lo 011, 12 ml, è un mascara per ciglia da curvare ed è volumizzante. Quindi se volete le ciglia curve volumizzanti, questo fa il caso vostro, perché lo scovolino è perfettamente adatto per fare questo. Se le volete belle volumizzate, vi basterà fare zigzag sulle ciglia e avrete l'effetto curvante e volumizzante. E se volete un effetto più intenso, vi consiglio anche di mettere il mascara nelle ciglia inferiori. Io adesso non si vede molto, però si vede che le ciglia sono belle volumizzanti. Ho usato questo stamattina. Allora, il prezzo da listino su internet mi dava 17,50 euro, ma sul sito di Pupa scontato vi costa 14 euro, quindi fidatevi, scegliete questo perché è un prezzo. Non è né alto né basso, però per il prodotto che vi sta dando, secondo me, i suoi risultati li dà. Adesso vi faccio vedere un prodotto che state vedendo nel mio trucco, che sarebbe il rossetto matte. Vedete? Questo colore rosa, pastello però scuro, a me piace tantissimo e si abbina un sacco con il mio trucco. Sarebbe il Matte Lip Cream di H. Di H&M. L'ho pagato 1,99 euro quando c'erano gli sconti di Natale. Ce l'ho da un po' di tempo, però credetemi, il profumo è lo stesso di quando l'ho aperto la prima volta e anche la texture è molto cremoso e vellutato, cioè, ma poi il colore è qualcosa di magnifico. E non si stacca manco sotto tortura il colore, cioè il colore
rimane matta al 100% per quello che lo state pagando. È la cosa migliore che potreste comprare. Ovviamente ci sono anche altri colori lì. Oddio. Mi sono un po' troppo storto. Un attimo che lo fa. Ah no, c'è un buchino qua. Pensavo di no. Eccolo qua. Beh, lo vedete già sulle mie labbra, però vi faccio vedere anche sulla mano. Si asciuga subito e ripeto, nemmeno con la mascherina si stacca. Quindi ve lo consiglio al 110%. L'ultima cosa di questo matte lip cream, questo è il numero 16, magari vi può aiutare a trovare il colore adatto. Adesso vi faccio vedere un prodotto della Deborah, che è un brand che a me piace molto. Allora, è questo correttore Color Copy. Questo è un colore autoadattante, che ce l'ho anche adesso, vedete? Non è molto coprente, ma copre il giusto. Cioè, guardate qua, da stamattina, e non lascia le righe sulle occhiaie, non lascia il segno. È molto cremoso, anzi, più che cremoso, è liquido. Ok, però è il giusto. Messo qua. Oddio, dov'è? Qui, eccolo qua. È cremoso e liquido. A me piace tantissimo e il colore si adatta alle vostre occhiaie. Allora, qua il colore è il 4 medium beige, ok? Però credetemi, se avete la pelle chiara andrà benissimo. Lo stesso, l'importante è che lo spalmate bene. Potete sia spalmarlo con le dita picchiettando, ok? Così non si toglierà il correttore, o con la spugnetta, però con la spugnetta rischia di rimanere tutto il colore sulla spugnetta. Ed è anche ottimo come base per gli occhi, prima di mettere l'ombretto. Dato che io tutti i primer che uso per gli occhi non mi sono trovata molto bene, sinceramente. Questo fa anche da primer. Il prezzo non sono riuscita a trovarlo, perché in pratica, secondo me questa è... come esteticamente, ok, il packaging è vecchio. Se andate sul sito della Deborah non c'è. Vi lascio la foto qua perché la foto l'ho trovata, ma il prezzo non l'ho trovato. Magari se andate da Deborah lo trovate, però non sono sicura. Adesso parliamo di Shea Glam e vi faccio vedere un ombretto. Questo ombretto costa 3 euro senza sconti. Il colore è Letto Matrimoniale Queen. Vi lascio la foto qua e potete scegliere anche altri colori. È un bellissimo giallo, ok, oddio, giallo no, oro glitterato. È super, super, super glitterato. Cioè, guardate qua. Lo metto qui. Cioè. Guardate qua. È bellissimo. La profumazione non è un granché, devo dire. Molto siliconico. Però fa il suo lavoro per quello che lo pagate, devo dire la verità. Questo ve lo consiglio, anche questo al 110%. Diciamo che sono più glitter che altro. Non è proprio un ombretto vero e proprio, ecco. Niente, se vi piacciono i colori shimmer o proprio i glitter, questo è adatto per voi. Questa che vi sto per farvi vedere sicuramente qualcuna di voi la conoscerà, è la cipria compatta traslucida della Essence, che costa 3,79 euro. Che dire, si adatta a tutti i colori della pelle immaginabili e possibili. La metto ovunque, sempre, cioè ho la pelle opaca ma senza squamature. Ovviamente io faccio comunque skincare, la pelle la curo, è normale. Mi strucco sempre prima di dormire, mi strucco bene, sciacquo sempre la faccia, non uso saponi che possono far male alla pelle. Poi io ho una pelle molto sensibile perché sono allergica a tantissime cose, di conseguenza anche questa non mi va a seccare la pelle, è adatta apposta per il finish opaco e naturale, fissa il trucco per tutto il giorno.
Io questa ve la consiglio, poi rapporto qualità-prezzo, che dire, spettacolare. Adesso due prodottini della NYX che mi sono sempre usciti nel calendario dell'avvento, che magari qualcuno ha già visto, magari nei video ASMR e in altri video. Sono questi due. Abbiamo This Is Everything Lip Scrub, che mi viene voglia di mangiarlo perché sa veramente di zucchero. Cioè, è uno scrub che sa di zucchero ed è rosa. Vi lascio le foto. Abbiamo il Lip Glowing Balm. Questo costa 4,50 euro il balsamo, invece lo scrub costa 7,50 euro. Sono i prezzi che ho trovato sul sito della NYX. Ragazzi, ultimi tre prodotti che sono i più belli secondo me. Sono tre palette di tre marche diverse, devo dire. La prima mi è stata regalata, sporcando tutto, forse il mio 20° compleanno, sì. Ha un po' di tempo, devo dire, questa palette, però fa tuttora il suo lavoro. Ed è la palette della Wycon, che si vede che è palesemente usata. Altitude Desert Vibes. Sono 15 ombretti, che ve li faccio vedere subito. Allora, quelli sopra, scusate se è tanto sporca, ma la uso. Quelli sopra, se non sbaglio, oggi ho fatto proprio un trucco con tre colori di questi, sì. Allora, questi sopra sono tutti shimmer, gli altri sono opachi, tranne questi, che si chiama Bold, il colore, che sono proprio glitter. E si vede che sono stati usati molto quelli shimmer, che a me piacciono molto. E niente, costa 34,90 senza offerta, senza niente. A me piacciono molto perché sono colori molto pigmentati, quindi se vi piacciono i colori pigmentati e che volete sperimentare con colori non troppo forti, ok, perché oddio non riesco ad aprirlo, perché vedete che non sono colori molto forti e accesi, ve la consiglio vivamente. Se invece volete colori un po' più particolari e accesi, vi consiglio la palette di Chez Glam. È stata una sorpresa molto gradita, soprattutto per il prezzo. Questa si chiama Peach Pretty Palette. I colori sono questi, vi lascio comunque la foto. Sono 12 ombretti. Questa la uso un sacco, mi piace un sacco i colori verdi, i colori rosa. Posso fare qualsiasi sfumatura con questi, mi piacciono veramente tanto e sono pigmentati. Questa palette costa 6 euro. Ma io l'ho pagata scontata perché avevo uno sconto, 4,53 euro per 12 ombretti, che dire. Poi non hanno neanche sgradevoli odori. Quindi questa, ragazzi, è super promossa. Se volete altre tipologie di colori, vi basterà passare avanti sul sito di Shein, ok? E scegliere la palette che preferite. I prezzi possono variare, ci sono alcuni che ho controllato, sono in offerta 5,10 euro, 5,40 euro, 6 euro non scontate, quindi avete la vasta scelta su questi prodotti e veramente ve la consiglio tanto. Ultimo prodotto, ultima palette, ma non per importanza, è questa della Revolution che mi è uscita nel calendario dell'avvento della Revolution. Anche questa potete trovarla di qualsiasi colore. Il prezzo è invariato. Questa qua si chiama. Intanto sono 15 ombretti che hanno tutti i colori abbastanza diversi, devo dire. Ci sono quelli opachi, però la maggior parte sono shimmer. Quelli là sotto sono quasi tutti shimmer, gli altri sono opachi. Questa si chiama Reloaded, quindi Reloaded, Reloaded, scusate, Midnight. Sul sito di Pink Panda. Queste qua, fatte così identiche, anche di altri colori, costano tutte 5,99 euro, ma adesso se andate a vedere sono scontate a 4,49 euro, quindi se volete andare a prenderle, prendetele. Sono molto pigmentate, sono più pigmentate quelle di Shein in realtà. Queste dovete andare a pressare molto di più il pennello, infatti si vede da come sono state scavate, sono tutte scavate all'interno perché cercavo di spingere il pennello dentro, però per quella che la pagate, secondo me ne vale la pena. La foto ve la lascio,
però sul sito, se volete questo colore, quindi il Reloaded Midnight, non so perché, ma non c'era, c'erano altri colori. Però avete la vostra scelta, potete prendere magari un'altra tipologia di palette, perché alla fine il materiale, per come sono fatte all'interno, è lo stesso, cambia solo il packaging. Io spero vivamente che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate like. Magari lasciate like soprattutto se volete vedere anche il video dei prodotti che io, per sempre gusto personale, boccio di tutti i prodotti che ho, perché alcune cose che ho bocciato ce l'ho ancora a casa, non le ho buttate. Quindi lasciate like se volete vedere anche i prodotti che io personalmente boccio. Detto questo, ci vediamo al prossimo video che, come sempre, oddio, questa frase mi mancava, devo dire, che come sempre non vi spoilerò nulla. Ciao!